Abuna Peter, cosa ha portato la cristianità all'umanità? Beh, una bella domanda questa, e bisogna dire la cristianità, bisogna distinguere tra cristianesimo e cristianità. Cristianesimo è il principio, cioè Gesù, gli apostoli, il Nuovo Testamento. La cristianità siamo noi, e i cristiani, esseri più o meno umani, più o meno gentili, più o meno che camminano più o meno secondo la luce di Cristo, secondo la luce del Vangelo. Ma come dice Jean-Jacques Walter in uno dei suoi libri, che quando un libro sacro dice qualcosa, direi con le buone e con le cattive, le persone seguiranno questo libro. Quindi i valori di un libro sacro si impongono alle popolazioni che credono in quel libro. E questa è la verità storica anche per cristianesimo e cristianità. Il primo valore che oggi è rivendicato praticamente dalla Rivoluzione francese, per esempio, è quel principio della fratellanza universale. Solo che per gli atei siamo fratelli e sorelle, ma non c'è il papà e non c'è la mamma. Invece per i cristiani Dio non è un padre di un popolo, né un padrone che ha degli schiavi, ma Dio è il padre, e Gesù ci ha autorizzati a utilizzare una formula fino a quel tempo riservata ai soli ebrei, dire Padre nostro che sei nei cieli, quindi tutti gli esseri umani sono sorelle e fratelli. L'altro principio è il principio dell'uguaglianza, perché nel Vecchio Testamento, che ha tantissimi valori, ma c'era l'idea di un popolo, un superpopolo, e quindi gli altri erano degli infrapopoli. Negli scritti rabbinici, per esempio nel trattato chiamato Sinedrio, leggiamo, che le femmine dei pagani sono impure sin dalla loro nascita, o i bambini dei pagani, dei goyim, sono degli animali, così via. Perché c'era quest'idea della superiorità teocratica di un popolo, il popolo eletto. Gesù ha distrutto questa idea del popolo eletto chiedendo ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, nel Vangelo secondo Matteo, dico sempre non secondo Matteotti, no? Sì, ammaestrate tutte le nazioni e non un solo popolo. Un altro principio molto bello, proclamato e praticato da Gesù, io direi la non violenza, cioè la dolcezza e il rispetto della vita. Gesù ha proclamato questo principio nel suo comportamento, ma anche e soprattutto nel giardino di Getsemani, quando ha detto a Pietro, il futuro primo papa, lascia, no? Perché Pietro ha colpito l'orecchio di Malco, no? Il servitore del sommo sacerdote. Gesù gli ha detto in poche parole, in tricolore, in italiano, chi di spada ferisce, di spada perisce. Ecco, Matteo 26:52, non bisogna essere un genio per ricordarsi, perché 26 moltiplicato per 2 fa 52. Quindi Gesù ha rifiutato il principio della violenza per diffondere la religione, ma l'ha accettata solo nel caso di difesa, perché legittima difesa, dobbiamo utilizzare la violenza, ma non aggredire noi stessi. Ma più che altro io direi, anzi dico, il rispetto della vita, il rispetto assoluto della vita divina. È vero che nei 10 comandamenti c'è non ucciderai,
Però la legge, anche quella mosaica, prevedeva la pena di morte. La pena di morte per chi? Quindi la pena capitale per esempio, secondo il Vecchio Testamento, chi insulta i genitori, l'ebreo che non fa circoncidere il figlio maschio, la lapidazione e poi tante altre aberrazioni, no? Che sono passibili, come si dice? Sì, passibili. Passibili di morte, no? Mi ricordo anche di un testo del Deuteronomio, capitolo 21, versetti 22 e 23. Ebbene, Gesù ha praticamente abolito la pena di morte. Nel Vangelo secondo Giovanni, l'inizio del capitolo 8, capitolo 8, Gesù rifiuta l'idea di lapidare una peccatrice. Poi perché tra l'altro non hanno anche portato il complice, ma questo è un altro paio di maniche, certo. No? Cioè non era un modo civile di portare, neanche giusto, di portare solo la colpevole senza il colpevole, ma a parte questo Gesù ha rifiutato il principio della pena capitale e difatti nella maggioranza dei paesi cristiani non c'è, c'è la pena capitale. No? Perché la pena capitale è qualcosa di irreparabile. Se dopo esecuzione si rendono conto che si sono sbagliati, va a risuscitare quel... ecco. Allora, qualcuno dirà, ma dallo zio d'America, cioè dallo zio Sam, c'è la pena di morte, no? In qualche stato degli Stati Uniti. Beh, gli Stati Uniti, con tutto il rispetto, tante volte non hanno una politica cristiana, non vorrei parlare del problema del Medio Oriente, certo. Dove gli Stati Uniti ignorano completamente i cristiani, per esempio i luoghi santi cristiani, dove gli Stati Uniti sono alleati con Israele, sono alleati con i saudiani per interessi strategici, economici, eccetera. Ma almeno in quel punto della pena capitale, possiamo dire che gli Stati Uniti non sono consoni con la legge del Vangelo. Fatto sta, adesso guardiamo, malgrado tanti secoli di guerre e di violenza, vediamo che il mondo cristiano vive in pace. Relativamente, invece, purtroppo, questa è una realtà, se anche qualche Stato cristiano fa la guerra, cristiano tra virgolette, forse è per paura di altri elementi fondamentalisti, eccetera. Ma in linea di massima il cristianesimo ha dato all'umanità questo rispetto assoluto della vita, dal momento della concezione anche fino alla morte naturale, come dicono i papi. Quindi la Chiesa si oppone sempre all'eutanasia, per esempio. No? E io vorrei dire anche che storicamente parlando il mondo sta camminando nei passi dell'Occidente cristiano. E l'Occidente cristiano, malgrado tutto, che ha dato la civiltà, la tecnologia, e dove è nata? Proprio nei monasteri, nelle abbazie. Certo. E vorrei dare qualche nome di qualche città. Münster, in Germania ce ne sono almeno due. Münster vuol dire monastero. Anche in Tunisia c'è un posto, una città che si chiama Monastir. Sì. Poi Monaco. Monaco di Baviera, Monaco di Francia, no? München, che vuol dire Monaco, no? Quindi la filosofia, la scienza, i manoscritti, tutti sono nati dove? Nei conventi, nei monasteri, nelle abbazie. Qualcuno anche dirà, ma la Chiesa ha custodito ma gelosamente la scienza, questo, i chierici, no? Il clericalismo, hanno avuto il monopolio della scienza, hanno avuto quel monopolio lì, ma
ma hanno avuto la scienza. Quindi forse c'era un po' di egoismo. Forse. Sì, ma almeno qui per la Palestina, per tutto il Medio Oriente, le prime scuole, i primi orfanotrofi, i primi ospedali, chi li ha fondati? Proprio la Chiesa. E la Chiesa cattolica. Penso, per finire, per non allungare la suonata, alla scuola Terra Santa dei padri francescani, fondata quando? Nel 1598. 1598, quando penso che il governo giordano a Ramallah nel 1950 ha fondato la prima scuola. Quindi la prima scuola statale a Ramallah è stata fondata nel 1950, mentre qui un figlio di Bezahur, Don Ibrahim Ayan, ha fondato il collegio Ahliya nel 1946. E ripeto, i francescani a Gerusalemme e a Betlemme 1598. Grazie Miriam, grazie e auguri grazie a te e a tutti gli italiani. Grazie.